Luca, a chiudere bene quest'anno, il 2018 era importante, ce l'avete fatto, forse soffrendo un po' alla fine, ma va bene così, non si può avere tutto in questo momento. No, direi è stata una partita bella, giocata bene, e anche alla fine comunque qualche sbavatura, ma ci sta con dei cambi belli importanti. E finiamo questo 2018 e iniziamo un 2019 sicuramente con tanta grinta e con tanto entusiasmo. E per la prima volta dopo tanto tempo avrete addirittura 7 giorni di tempo per preparare la partita con Perugia, che sono un lusso. Esatto, intercorrerà una settimana e adesso avremo, non dico il tempo per riposarci, ma sicuramente un attimo la testa per pensare a noi, e quindi oggi diciamo è andata bene, concludiamo questo anno e iniziamo appunto, speriamo alla grande nel prossimo. Per una notte la sua al comando, anche se domani gioca a Perugia, però intanto stasera siete primi da soli. Sì, noi guardiamo a quello, i nostri risultati, quello che stiamo facendo, sicuramente sarà una bella gara quella del 5 e avremo bisogno di tanto pubblico, quindi accorrete e noi speriamo di offrire un bellissimo spettacolo. È solo una notte, però siete da soli al comando, a 38 punti, guardate tutti dall'alto. Sì, dai, se vedi classifica vedi una bella cosa, anche se domani magari cambierà, però comunque diciamo che 2018 per questa squadra è andato molto bene e adesso cominciamo a pensare al 5 gennaio. Arriva Perugia. Un gran bella partita, vogliamo essere lì pronti, aggressivi e a fare una bellissima partita. E io credo che siamo pronti, che è stato importante che anche altri oggi hanno toccato la palla. E abbiamo un po' di tempo di recuperare e di dare tutto il 5 gennaio. 2018 chiuso bene con una vittoria, quello che serviva adesso per rifiatare un attimo e per iniziare a pensare dal 2019 alla prima sfida con Perugia. Sì, è fatto tutto, insomma non è così automatico nella testa dei ragazzi, è chiaro che adesso c'è l'esigenza da parte dei ragazzi di staccare, sappiamo insomma che ci saranno degli impegni, però insomma noi speriamo che la nostra stagione sia abbastanza lunga e quindi bisogna fare anche delle scelte. I ragazzi hanno tirato tanto e la testa loro è assolutamente piena, cose ovviamente non gravi, però insomma non sono dei robot e hanno giocato tanto. Ogni partita ero lì nello spogliatoio a spiegargli l'importanza di quella partita. Ci vuole un attimo di stop, quando tornano insomma ci siamo detti che le batterie insomma devono partire subito belle cariche, vediamo se sarà così, però insomma piano piano dopo spero che i ragazzi ritorneranno con questo entusiasmo, con questa voglia di stare in campo. Sulla partita di oggi cosa si può dire? Sì, forse Sora è venuto qua innanzitutto con l'assenza di un giocatore importante per gli impegni con la nazionale e poi ha fatto dei 5-7 contro un avversario con Modena, il viaggio insomma forse sicuramente non era la migliore Sora. Noi siamo partiti come sempre un pochettino così e poi dopo ci siamo presi, poi dopo era una situazione che un andamento lento, ho fatto un po' di cambi ma non per provarli, giusto per insomma per stare tutti insieme in campo fino alla fine di quest'anno qua.